Mentre si reca ad un appuntamento, Elena parla al telefono con un'amica quando una donna anziana le porge un ramoscello come portafortuna. Tuttavia la donna indaffarata lo getta. Così lei lancia una maledizione e se ne va infuriata. Dopo averla ignorata, continua la conversazione, ma ben presto il telefono si spegne. Affrettandosi a raggiungere il suo appuntamento, entra in un bar vicino e ordina un caffè ad Amparo. Proprio in quel momento un uomo tossicchiante si precipita all'interno e si dirige verso il bagno. Ignorandolo, Elena chiede in prestito un caricabatterie per il telefono. E Saturn le scarica davanti una massa di caricabatterie smarriti. Un senza tetto, Israel, si precipita all'interno del locale, scatenando un putiferio. Amparo gli chiede gentilmente di comportarsi bene, mentre qualcuno si occupa della sua ordinazione. Ma Saturn è troppo impegnata ad aiutare la bella Elena. Arriva Trini per usare la slot machine del bar, mentre un netturbino fa notare che suo marito lavora, mentre lei non fa nulla tutto il giorno. Un altro cliente, Andres, chiede il conto e si lamenta di Israel. Nel frattempo il vagabondo annusa i capelli di Elena, ma quando Andres accenna portarlo in un rifugio governativo, improvvisamente mostra un mucchio di documenti, cercando di dimostrare che non è un senza tetto. Il lavoratore impaziente decide di andarsene proprio quando entra Sergio. All'improvviso però, l'impiegato viene colpito da un proiettile e tutti vanno nel panico. Si avvicinano alla porta per vedere, mentre Nacho rimane ignaro, ascoltando la musica. Tutti scappano mentre l'uomo ha le convulsioni. Lo spazzino cerca di aiutare l'uomo, ma Sergio gli impedisce di uscire, dicendo che se ne occuperà la polizia. Nel frattempo Saturn fatica a chiamare i soccorsi perché il suo telefono non segnale. Mentre cerca un buon posto, solo allora Nacho si accorge di ciò che sta accadendo. Lo spazzino si fa strada per aiutare l'uomo, ma viene immediatamente colpito. Tutti corrono al riparo mentre Israel si dirige verso la porta, ridendo finché Andres non lo tira giù. Amparo consiglia a tutti di stare giù fino all'arrivo dei soccorsi, ma Sergio ricorda loro che non c'è segnale e che non possono chiamare aiuto. Saturn si chiede se chi ha sparato stia usando un blocco del segnale. Suggerisce di accendere la TV, ma quando lo fanno, nessun canale di informazione parla dell'evento. Proprio in quel momento Trini nota che i corpi all'esterno sono spariti, lasciando tutti perplessi. Passa un po' di tempo e sono ancora bloccati nel bar. Trini è in preda al panico per il fatto che nessuno le sta aiutando, quindi si reca alla slot machine per calmarsi. Elena si lamenta del fatto che è andata qui solo per ricaricare il telefono e che di solito non frequenta questi posti. Sentendo ciò, Amparo si offende, ritenendo che il suo bar sia troppo poco frequentato da quella donna. Mentre le donne bisticciano, Saturn nota che anche il sangue dei corpi è sparito. Questo lo porta a chiedersi se non stia sognando tutto. Ma Trini ride, chiedendosi perché mai dovrebbe essere nel suo sogno. Qualcun altro propone che siano stati rapiti dagli alieni. Amparo lo schiaffeggia, rimproverandolo di confondere tutti con le cospirazioni. Trini aggiunge che lo schiaffo avrebbe dovuto svegliarlo, quindi la teoria del sogno è smentita. Tuttavia, Sergio si chiede se la polizia abbia sparato ai due, perché magari stanno cercando un pericoloso criminale tra loro, come una persona che potrebbe innescare un esplosivo quando esce all'esterno. Questo potrebbe essere il motivo per cui tutti i presenti sono stati evacuati. Sergio aggiunge che la polizia potrebbe essere stata informata della presenza di un esplosivo in qualche borsa nel bar. Sentendo ciò, Nacho si avvicina con discrezione alla borsa sul pavimento e la calcia via. Elena sostiene che le autorità non dovrebbero sacrificare 8 persone per prenderne una sola, ma Sergio sostiene che vale la pena salvare centinaia di persone da un esplosivo. Tuttavia, Amparo insiste che nel suo bar non ci sono né criminali né esplosivi. Sergio invece nota che Nacho nasconde la sua borsa, così lui e Andres lo afferrano. Saturn afferra la borsa ma si spaventa quando Sergio ordina di aprirla. Impaziente, Amparo lo spinge e apre la borsa. Tira fuori gli abiti da ginnastica usati e un dispositivo, ma Nacho spiega che si tratta solo di un hard disk contenente campagne pubblicitarie. Saturn non gli crede, ma Elena scatta e distrugge l'hard disk per porre fine alla farsa. Li rimprovera per le loro sciocchezze, inducendo gli uomini a liberare Nacho. Furioso per essere stato sospettato, Nacho indica loro la valigetta sul bancone. È di Sergio, quindi Nacho insinua che stia distogliendo l'attenzione di tutti per nasconderla. Per questo motivo Amparo afferra la valigetta, mentre Andres impedisce a Sergio di riprendersela. Con l'attenzione che sale, Saturn viene presa a pugni e Andres tira fuori una pistola, schernendo Sergio. L'uomo d'affari chiede perché abbia una pistola, ma prima che possa rispondere, Israel afferra improvvisamente la valigetta e si siede accanto alla porta. Tutti sono in preda al panico, così Amparo gli chiede dolcemente di restituire la valigetta. Invece, Israel finge di romperla, spaventandoli. Vedendo che ha il controllo della situazione, il pazzo canta. Poi apre maniacalmente la valigetta per poi rivelare una collezione di indumenti intimi femminili che Sergio vende. Un colpo proveniente dal bagno distoglie l'attenzione di tutti, ricordando finalmente l'uomo con la tosse di prima. La porta è chiusa a chiave, così Andres spara al pomello, distruggendolo. All'interno trovano l'uomo che trema sul pavimento. Andres sospetta che sia sotto l'effetto dell'alcol, anche se Trini si chiede se non gli abbia sparato per sbaglio.
sbaglio quando ha sparato alla porta. Amparo le assicura che Andres è un poliziotto in pensione, quindi ha esperienza. Senza nessuno che l'aiuti, Elena si avvicina con cautela al malato, ma trova accanto a lui una siringa usata. Proprio in quel momento passa un veicolo, così tutti si radunano mentre emergono uomini con maschere antigas. Tuttavia gli uomini li ignorano mentre accatastano pneumatici vicino alla porta. Nel frattempo Elena vede il sangue uscire dall'orecchio dell'uomo. Inorridita, lascia cadere la siringa e si unisce agli altri. Nonostante il trambusto, Nacho ringrazia Elena per averlo difeso e le massaggia affettuosamente la spalla. Fuori gli uomini bruciano la pila dei pneumatici, confermando alla gente del bar che non sono qui per aiutare. Elena nota che finalmente il telegiornale si occupa della situazione, ma il servizio afferma che il fumo è dovuto ad un incendio in corso, ma sanno che è una bugia. Ipotizzano che gli uomini abbiano usato il fuoco come copertura per impedire agli elicotteri del telegiornale di avvicinarsi. Proprio in quel momento l'uomo esce dal bagno, ringhiando con le pupille sbiancate e pustole gialle. Lascia cadere il telefono e si accascia, ma quando gli altri si riuniscono, avverte di non toccarlo prima di esalare l'ultimo respiro. Trini controlla il telefono del morto e scopre che era un capitano dell'esercito. Dalle foto sul suo telefono si vedono immagini di africani e di persone con delle tute. Nacho teme che sia morto per un'infezione, mentre Sergio dice tranquillamente che si tratta di Ebola. Satoru esclama che è per questo che hanno sparato i due e che le strade sono libere. Questo potrebbe anche significare che sono tutti infetti, e quando Elena chiede perché il telegiornale non ne abbia parlato, Nacho pensa che stiano coprendo la cosa. Tuttavia, la donna ricorda loro che è già successo in passato e che il fatto è stato riportato dai telegiornali. Sergio spiega che prima hanno messo in quarantena la persona, ma in questo caso non sono riusciti a contenere il virus. Alla luce di ciò, Elena chiede perché non si siano sbarazzati anche di loro, e Sergio pensa che alla fine lo faranno. Qualche tempo dopo, tutti cercano di ritrovare un senso di normalità mentre aspettano la loro morte. Dopo questa attesa, Israel decora il corpo con delle monete, come se lo stesse preparando per la sepoltura. Sul balcone, Andres e Sergio conversano sui prodotti di quest'ultimo. Sergio accenna al fatto che ha divorziato da quando la moglie odiava usare i suoi campioni a letto. Andres lo definisce strano, ma l'uomo si difende dicendo che tutti hanno delle stranezze. Sergio poi chiede ad Andres se manca il suo lavoro e l'uomo annuisce dicendo che gli manca il ritmo e il modo in cui usava la pistola per risolvere i problemi. Sergio lo definisce autoritario, ma Andres ribadisce che ognuno ha le sue stranezze. Nel frattempo Elena e Nacho conversano casualmente con l'uomo che afferma di avere progetti più grandi per la sua carriera, anche se si rende conto che non può più farlo. Al contrario, Elena non ha rinunciato alla vita, visto che non si è ancora innamorata. Per questo motivo, Elena decide di cercare il segnale del cellulare. Nel frattempo Andres e Sergio cercano di ordinare del cibo, ma Amparo si rifiuta perché non vogliono pagare. Come Elena, anche lei non si è arresa, visto che non ha toccato il malato. All'improvviso, Nacho esclama di aver ricevuto un segnale dal telefono del morto, mentre era in piedi su un tavolo. Quindi chiama una persona con cui ha lavorato nei media. Il telefono si collega, ma mentre Nacho spiega con calma la situazione, Satoru va nel panico e strattona il telefono per urlare che sono intrappolati nel bar. Quando Nacho recupera il telefono, il suo collega riattacca e perdono il segnale. Disperato, Satoru gli strappa il telefono, ma il tavolo si rompe sotto di loro. L'incidente fa barcollare i treni e fa scattare accidentalmente il jackpot della slot machine. Andres chiede il telefono, ma Amparo lo ferma, dicendo che l'uomo infetto lo ha toccato e che può infettare anche loro. Sergio accetta di prendere delle precauzioni, ma questo fa arrabbiare Elena, che ora viene ostracizzata. Tenta di toccare Amparo, ma l'anziana donna la minaccia con un coltello. Con il gruppo ora diviso in puliti e potenzialmente infetti, gli uomini pianificano come fare una telefonata senza toccare il telefono. Elena lo trova ridicolo e si avvicina agli altri, così Andre brandisce la pistola per farli indietreggiare. Lui e Sergio raggiungono Amparo dietro il bancone, mentre quelli che hanno toccato il telefono e il corpo restano vicino alla finestra. Poi ordina a Nacho di mettere il telefono sul bancone e non può fare altro che obbedire. Israel si precipita al bancone e lecca la pistola di Andres per schernirlo, così l'uomo lo colpisce. Trini cerca di raggiungere Amparo, ma la donna le ordina di tornare indietro, ricordando che prima aveva preso il telefono. Poi ordina a Satoru di aprire la botola nel magazzino. Satoru si appella al suo datore di lavoro, ma alla fine è costretto ad aprire la botola sul pavimento. Chiede poi sarcasticamente se vogliono che il corpo venga portato lì, insieme agli infetti, e Sergio acconsente. Satoru e Israel trasportano il corpo, ma Nacho rifiuta di unirsi a loro. A causa di ciò, Andres spara un colpo di avvertimento, spaventando Nacho e Trini. Amparo corrompe Israel con una bottiglia per farlo andare, così lui ed Elena si calano nella botola. Non avendo altro da fare nel magazzino, tutti condividono le loro storie. Elena racconta che doveva incontrare un ragazzo conosciuto online.
online. Nacho si preoccupa di lasciare i suoi gadget al piano di sopra, mentre Trini si sente claustrofobica e racconta che suo marito le mente. Israel dice di aver visto i suoi figli in chiesa, ma che lo hanno ignorato. Proprio in quel momento Elena ricorda che l'uomo infetto ha tossito fino al bagno e che quindi tutti devono essere infetti, definendoli ipocriti. La claustrofobia di Trini peggiora, così sbatte sulla porta e urla. Tuttavia, fa cadere una cassa di bottiglie che si rompe sul pavimento. Il liquido versato porta Nacho ad uno scarico. Israel lo apre e fa cadere una bottiglia di vino, confermando che l'acqua dello scarico non è così profonda. Tutti discutono se possono entrare, ma Israel inizia a togliersi i vestiti e si inzuppa di olio da cucina, per scivolare meglio. A metà strada, però, rimane bloccato. Così gli altri versano altro olio e spingono, ma senza successo. Anche quando gli uomini lo tirano fuori, non riescono a liberare Israel. All'improvviso sentono degli spari al piano superiore e capiscono che delle persone stanno cercando di entrare. Nacho si precipita a svitare la lampadina per evitare di essere scoperto. Ben presto, dalla botola esce del fumo, mentre le persone bruciano il piano superiore per sterilizzarlo. Per evitare di soffocare, Satur dice a tutti di tirare fuori Israel in modo da poter respirare attraverso le fogne. Con molta fatica, tutti, a parte Tini, aiutano a liberare Israel. Trini cerca di salire per fuggire, ma si brucia le mani sulla porta e cade. Più tardi le curano le mani quando Satur nota che al piano di sopra c'è silenzio e non fa più così caldo. Nacho spinge la porta e scopre che al piano di sopra c'è solo cenere. Dice agli altri che la gente sta coprendo il posto con del telo e sgattaiola fuori. Satur lo segue e piange il bar bruciato in cui aveva lavorato per anni. Mentre tutti gli altri lo seguono, Nacho trova la pistola d'Andres e la nasconde. Trini esclama che dovrebbero uscire, ma Nacho avverte che se lo fa spariranno tutti. Suggerisce invece di nascondersi in casa per qualche giorno. Proprio in quel momento un suono li interrompe. Questo li porta a scoprire che il telefono dell'infetto è sopravvissuto all'incendio. Tornano giù e leggono i messaggi, scoprendo che prima l'infetto inviava i messaggi dal bagno. Era malato, ma l'iniezione che ha fatto gli ha evitato la febbre. Nacho conclude che esiste un siero per la malattia, dando a loro speranza. Elena tuttavia dice che la polizia non avrebbe sparato se ci fosse stato un siero. Nacho legge i messaggi precedenti e conferma che il siero ha funzionato per una suora che gli mandava messaggi e che ne sono rimasti 4. All'improvviso il telefono squilla. Nacho esita a rispondere, pensando che sia una trappola, ma Israel gli chiede di rispondere. Prima che possa farlo, la batteria si scarica. Per riattivarla, si recano al piano di sopra per controllare i caricabatterie. Elena si ricorda che si suppone che siano rimasto 4 sieri, quindi li cercano nel corpo dell'uomo infetto. Israel trova invece il siero nel bagno, ma fa notare che sono in 5 e i sieri 4. Mentre gli altri discutono su come comportarsi, Israel ne prende uno e lo usa su se stesso. Nacho gli punta la pistola contro, ma Elena lo avverte di non sparare a causa del rumore. Questo permette ad Israel di svuotare il siero su di lui prima di consegnare il resto a loro. Nacho scatta e picca Israel, ma è senza tetto, lo sopraffa e afferra la pistola. Satur afferra poi il siero, ma Israel lo colpisce con un pugno, costringendolo a far cadere l'oggetto al piano di sotto. Trini scende a raccoglierlo, ma lo fa accidentalmente cadere nelle fogne. Nel tentativo di ottenere la cura, Satur suggerisce che Elena è abbastanza magra da poterci entrare. Nonostante il suo disgusto, Satur inizia a spalmarle l'olio addosso, mentre Israel prende in giro Nacho, dicendogli di godersi la vista. Con Elena uliata, la aiutano a scivolare nel buco della fogna. Lei si ferisce, ma continuano finché non cade in acqua. Dopo una lunga lotta, Elena trova il siero, ma si rifiuta di consegnarlo. Presume che lo useranno tutto prima che lei possa rialzarsi, quindi devono scendere da lei. Nacho prende un tubo spesso e con l'aiuto di Israel allarga il buco. Nel frattempo Elena si addentra nelle fogne e alla fine vede la luce del sole. Nasconde il siero in un buco prima di sbirciare nel tombino, dove vede le persone in tuta antigas che bruciano i corpi. Ben presto gli altri scivolano nel buco, ma mentre Elena le aiuta ad uscire dall'acqua, Nacho lotta con Israel per la pistola. I due scendono in acqua e vengono sparati dei colpi. Alla fine solo Nacho riemerge con la pistola, sostenendo di averla presa dopo che Israel gli aveva sparato, anche se nessuno gli crede. Nacho chiede il siero, ma Elena gli ordina di gettare via l'arma. L'uomo si appella a lei, ricordandole che le piace, ma lei fa notare che odia essere minacciata. Nacho scatta, dichiarando che ora è lui a comandare, ma Elena rivela di aver nascosto il siero. Non avendo altra scelta, Nacho prende Satur in ostaggio. Ritiene che se Satur non c'è, possono prendere il siero. Elena non si muove, così Nacho lo libera e ammette di aver preso la pistola perché ha paura di loro. Sperando di poter affrontare la situazione in gruppo, Elena li conduce al luogo in cui è nascosto il siero, mentre Tini lascia cadere delle monete per segnare il loro percorso. Nell'oscurità però, spinge discretamente Satur nell'acqua e gli tiene la testa sotto.
Confusa per quanto sta accadendo, Elena ordina a Nacho di sparare e il flash rivela il tentativo di Trini di liberarsi dell'uomo. Nacho salva Saturn, mentre Trini afferra la pistola ma fallisce. A causa di ciò che ha fatto, conducono Trini da qualche parte nelle fogne e le ordinano di sedersi. La donna dice che è stata una scommessa utile perché tutti e tre si sarebbero potuti salvare, mentre solo lei deve sopportare il senso di colpa. Saturn ribatte che lei non fa altro che girarsi dall'altra parte e giocare alle slot machine, mentre lui è orgoglioso di impegnarsi ed entrare in contatto con le persone. Sperando in una soluzione pacifica, Elena insiste perché si dividano equamente il siero. Ma Trini le sussurra che non è necessario perché Nacho ha preso una decisione. Si alza in piedi mentre l'uomo le punta la pistola alla testa. Tuttavia Nacho esita, così lei prende la pistola, difendendo che si gira dall'altra parte perché si vergogna di se stessa. Con questo pensiero, Trini va in un angolo lontano da loro e decide il suo destino. Con solo 3 persone per 3 sieri, Elena recupera la cura e la condivide con gli altri. Prima di potersela iniettare però, sentono il rumore delle monete e scoprono il corpo di Trini con le monete che le coprono gli occhi. Israel attacca improvvisamente Saturn con un tubo, uccidendolo. Nacho ed Elena scappano mentre l'uomo le bracca. I due si buttano in acqua e si nascondono in un angolo buio mentre Israel si fa beffe della loro codardia. I due scappano mentre Israel li insegue, anche se si ferma a causa della ferita da proiettile. I due ne approfittano per correre verso una scala, ma Israel si arrampica dietro di loro. Proprio in quel momento, uno dei gradini si rompe, facendo cadere Sierra ed Elena. Raggiungono comunque il tombino sovrastante, ma è troppo pesante per essere aperto. Nacho ordina ad Elena di prendere il suo siero e si lascia cadere, trascinando Israel con sé. Elena si lamenta e spinge il siero dentro di sé prima di chiedere aiuto. Alla fine riesce a sollevare il coperchio. I passanti la guardano con indifferenza mentre si avvicinano al fumo nero. Ben presto, una donna preoccupata le mette un cappotto addosso mentre cammina svogliatamente tra la gente. Ignara degli orribili eventi accaduti nel bar e di ciò che la donna potrebbe avere ancora addosso dopo essersi iniettata il siero sconosciuto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.